Non c'è luogo che nasconda più intrighi e segreti di una tranquilla cittadina di provincia americana con le staccionate bianche e i vialetti ordinati. A Wisteria Lane è successo un fatto davvero increscioso. La nuova vicina ha preparato una torta di meringhe al limone migliore di quella della signora Van de Kamp. Non dirlo a Brie, ma noi abbiamo una ricetta ancora migliore. Crostata con carta al limone e meringa. La prima cosa da fare per preparare la nostra ricetta è cominciare dalla frolla. Abbiamo bisogno di zucchero di canna integrale muscovado, un pizzico di sale, uovo, farina e burro freddo a pezzetti. Lo andiamo subito a mettere in planetaria. Aggiungiamo anche la farina. Ho già inserito la frusta piatta e adesso procedo con la sabbiatura. Adesso aggiungiamo lo zucchero, il muscovado, che ha un buonissimo profumo di melassa e liquirizia, renderà molto particolare la nostra frolla. Unisco anche l'uovo. Ultimo tocco, un pizzico di sale. L'impasto è pronto. Posso trasferirlo sul piano da lavoro. Lo impasto ancora un po' velocemente con le mani, giusto il tempo di dargli la forma di una palla. E ora in frigo a rassodare per un'ora. Ho steso l'impasto allo spessore di mezzo centimetro, l'ho messo nella teglia e poi ho coperto con carta forno e con le sferette per la cottura alla cieca. Adesso va in forno a 180 gradi per 25 minuti, poi rimuoviamo i pesi e continuiamo la cottura per altri 10 minuti. In totale la torta deve cuocere 35 minuti. Siamo pronti per occuparci della farcitura. Prepareremo un curd, una crema di origine anglosassone usatissima all'ora del tè. Ci occorrono amido di mais, zucchero semolato, 3 uova e 2 tuorli, succo e scorza di 3 limoni e burro. Lo mettiamo in un pentolino. Appena sarà sciolto potrò aggiungere lo zucchero. Mescoliamo un attimo. Poi succo di limone. Lo porto a sfiorare il bollore, intanto posso cominciare a lavorare le uova con l'amido di mais. E andiamo in pentola. Uniamo anche la scorza e poi facciamo addensare.
Il card, se intiepidito, posso versarlo all'interno della crostata. Mi aiuto con una spatola. E la torta può tornare in frigo a rassodare per almeno un'ora. È arrivato forse il momento più divertente, ci occupiamo della meringa all'italiana, che curiosamente è tipica della Francia. Ci occorrono albumi, zucchero e acqua. La mettiamo in un pentolino, mettiamo anche lo zucchero. Portiamo tutto sul fuoco. Con un termometro controlliamo la temperatura e appena raggiunge i 115 gradi cominciamo a montare gli albumi. Ho già inserito la frusta a filo e posso cominciare a montare. Sciroppo a 121 gradi, posso unirlo in planetaria. Prima una parte e il resto lo aggiungiamo a filo, poco a poco. Continuo a montare fino al completo raffreddamento. Quando la meringa è pronta, sollevando la frusta a filo dovremo ottenere la classica punta. Ecco la nostra crostata, meringata, fiammeggiata, pronta per il giudizio delle algide vicine. Fortuna che le mie sono anche simpatiche, mica come quelle di Vistira Lane. Non se la prenderanno se nell'attesa l'assaggio. Buon appetito!